C'era la legge del più forte. Lui sapeva farsi rispettare. L'altro sopportava in silenzio. Poi l'orrore ribaltò tutto. Febbraio 1988, Roma, zona Portuense. Una telefonata avvisa la polizia che bisogna correre in un terreno di via Cruciani a Librandi. È davvero un brutto posto quello straccio di terra a ridosso della ferrovia. Ci si va per appartarsi con le prostitute. Ci vanno i tossicodipendenti a drogarsi. Qualcuno ha il coraggio di farci pascolare gli animali. Una terra di nessuno, comoda per stare al riparo da sguardi indiscreti. Un pezzo di nulla che oggi alle 8.30 di venerdì 19 febbraio 1988 è stato trasformato in un cimitero. È quello il motivo per cui la polizia è corsa fin lì. Il sacco fumante in mezzo alla radura di via Cruciani a Librandi è un morto che brucia. C'era questo sacco che fumava, qualcuno si avvicinò e notò che c'erano vaghe sembianze umane all'interno di questo involucro. A Roma sono anni in cui si è imparato a non sorprendersi più di niente. I morti ammazzati si contano a decine. C'era un percentuale di omicidi che girava intorno agli 80 delitti all'anno. È un tempo cattivo, ma il contenuto di quel sacco rimette in discussione il livello della ferocia. Basta aprirlo per sprofondare in un abisso di disgusto e incredulità. Bisogna tapparsi il naso e gli occhi per resistere davanti allo scempio di quel corpo morto e straziato. Non appariva fosse un cadavere, una cassa di qualche animale, ma non certo di un corpo umano. È un ragazzo dall'età apparente tra i 20 e i 30 anni. È legato, meglio, incaprettato, proprio come si usa fare con le bestie prima della marchiatura. Il corpo è stato bruciato e mutilato, nella maniera più orrenda. Aveva subito delle mutilazioni tremende. Il medico fece una prima ricognizione del corpo, confermò appunto che aveva subito il taglio delle labbra, delle orecchie, della lingua. I genitali erano stati amputati con tranchesi e gli erano stati messi in bocca. Ci fu un dito che fu trovato conficcato nell'ano, le orecchie tagliate, il naso amputato. Un ultimo colpo infine si è abbattuto sulla fronte, che si presenta aperta come una mela spaccata. Solo le impronte delle dita, sopravvissute al martirio, potranno permettere il riconoscimento del cadavere più violentato che i cronisti della Nera Romana si siano trovati a descrivere negli ultimi anni. Quello che ho visto in quella fotografia non l'ho mai visto in vita mia. Cioè, altro che esagerazioni. Quel corpo senza nome è un morto che parla. Uno che ha fatto, visto, detto qualcosa che non doveva. Uno che ha infranto le regole del male. Gli investigatori si convincono che potrebbe esserci una firma tragicamente prestigiosa su quella mattanza. Il timbro della mafia. La prima pista che seguono è quella riferita ad una possibile esecuzione di qualche clan mafioso. O quello dei siciliani o quello dei corlonesi. Nessuno si chiede che cosa ci faccia un mafioso a Roma. Alla fine degli anni Ottanta, la mafia in Italia è dappertutto. A Roma poi ha messo radici profonde, da quando sul finire degli anni 70 la malavita romana ha fatto il salto di qualità. Non più ladri di polli e bande del buco, ma criminali implacabili e furbi che hanno fatto sistema. Hanno in mano tutto il mercato della droga sulla piazza romana. Roma era ancora divisa in settori, in bande. I veri affari della malavita erano la droga, le armi ovviamente, e il gioco d'azzardo. I malavitosi romani hanno contatti cordiali con la camorra e la mafia. Modalità d'azione, modalità tipiche,
e della criminalità organizzata meridionale di Cosa Nostra. Hanno un marchio che li rende temuti, la banda della Magliana. L'analisi delle impronte digitali effettuate sul cadavere rivela l'identità della vittima. È un giovane che viene proprio dal quartiere della Magliana, l'università più prestigiosa della Mala Capitolina. La Magliana è sempre stata considerata uno dei quartieri più degradati di Roma fin dalla sua nascita, fin da quando cominciarono a tirarla su negli anni 50, verso la fine degli anni 50. La vittima si chiama Giancarlo Ricci, ha 25 anni, un'insana passione per le droghe e la vita spericolata. È il classico duro di quartiere che può aver fatto arrabbiare qualche picciotto. Ricci è uno che nei problemi ci sguazza. Aveva questa fama di bullo, insomma, di persona molto aggressiva, molto violenta. Tutti i ragazzi di malavita della Magliana hanno un soprannome. Quello di Giancarlo Ricci la dice lunga sul tipo. Era soprannominato il pugile perché il suo modo di interloquire era coi pugni. In realtà aveva un trascorso di pugilato molto breve, dilettante, niente di che, non era mai combattuto da professionista, però era uno che andava in palestra, soprattutto era un pugile da strada, era uno che partiva come si dice a Roma, partiva da capoccia. Chi poteva avercela con uno così? Il giovane Ricci era una persona fisicamente molto prestante, quindi era ben possibile che fossero state più persone a legarlo e a ucciderlo in quel modo. Gli investigatori credono sempre di più alla pista dello sgarro, punito da qualcuno più duro di Ricci. Quindi l'idea principe fu quella che si trattasse di un regolamento di conti. Non sarebbe una novità. Già 2 anni prima della sua morte, Ricci aveva rischiato grosso. Nel maggio del 1987, 2 spacciatori gli avevano sparato un paio di colpi alle gambe per punirlo di un debito. La gambizzazione a Roma allora aveva preso il posto della puncicata, no? Cioè una coltellata qui che non uccide ma è molto dolorosa e provoca la fuoriuscita degli intestini, ma in genere non uccide. Poi appunto con la sempre maggior diffusione delle armi da fuoco, la gambizzazione, cioè presa poi anche dal terrorismo, insomma ti spara le gambe, ecco, e lui gli avevano fatto questa. Ma neppure le pallottole avevano frenato l'esuberanza di Ricci. Anzi, quel piombo in corpo era stato vissuto come un battesimo dal giovane boss. La pista investigativa è semplice. Qualcuno si è stancato di tanta sfacciataggine e ha spento Ricci nella maniera più crudele possibile. Bisogna solo capire chi. Servono riscontri più chiari, così parte un rastrellamento che nel giro di poche ore porta davanti agli inquirenti la peggio gioventù della Magliana. Davanti alla squadra mobile di Roma sfilano 85 persone. Gli interrogatori a pioggia tra i balordi della Magliana vanno avanti, senza particolari di rilievo. Fino a quando, davanti agli inquirenti, non siede un amico di Ricci. Il ragazzo è un tossicodipendente, si chiama Fabio e ha qualcosa di interessante da raccontare. Fabio dice di aver visto Giancarlo Ricci per l'ultima volta attorno alle 13 di giovedì 18 febbraio 1988, il giorno prima del ritrovamento del cadavere. Ricci doveva andare nel negozio di un toelettatore di cani della Magliana e Fabio è salito sulla sua macchina per accompagnarlo. Quando Ricci è entrato nel negozio, ha fatto segno a Fabio di aspettarlo in macchina. Gli ha detto: aspettami un attimo, devo fare una cosa e poi andare via. E lo attese mentre Giancarlo Ricci entrava nel negozio del Tosacano. Quando non vede tornare Ricci, non fa niente, non dice nulla, non lo va a cercare. Fabio ha atteso lì fuori per un'ora, poi ha capito l'aria e se n'è andato.
Che cosa vuol dire che ha capito l'aria? Fabio lo dice chiaramente. Ad un certo punto, alle 14, il proprietario del negozio è uscito. Gli ha dato le chiavi della macchina di Ricci e gli ha detto di riportarla a casa. Fabio racconta che, secondo il proprietario del negozio, Ricci era andato fino lì per rapinare un siciliano. Il colpo era riuscito e ora Ricci doveva scomparire dalla circolazione per un po'. E di qui ancora il richiamo alla eventuale pista mafiosa. Le voci che giravano allora erano giuste. Ricci era finito a pezzi nella discarica del Portuense per uno sgarro a qualche picciotto. Tutto torna. Non resta che andare a sentire di persona il proprietario del negozio per confermare la versione di Fabio il tossico. Il toilettatore di cani si chiama Pietro De Negri, ma come tutti alla Magliana è più conosciuto con il soprannome. Lo chiamano Er Canaro. Pietro De Negri ha 32 anni ed è originario della Sardegna. Separato, con una figlia di 7 anni, è un tipo tranquillo De Negri. Ha modi gentili, una passione per le due ruote e ovviamente per le quattro zampe. È un uomo apparentemente tranquillo. È uno magrolino, insignificante, così. Poi è uno che si faceva gli affari suoi, era legato alla figlia, aveva una figlia, era separato dalla madre e faceva il suo lavoro. Amava molto gli animali. De Negri si guadagna da sopravvivere rendendo più belli i cani del quartiere. Immaginare un coiffeur di cani in un quartiere come la Magliana già di per sé è qualcosa di molto strano, di molto particolare. Piccolo spacciatore di cocaina. I furtarelli che commetteva il piccolo spaccio di cocaina servivano a arrotondare questa attività di canaro che pure gli permetteva di vivere. De Negri non frequenta belle compagnie. Si è separato da poco dalla moglie senza avere un reale motivo. Si dice che abbia scelto di andare a vivere per conto suo nel retro del negozio per avere la libertà di muoversi come i malavitosi del quartiere. Tosacani voleva vivere due dimensioni. La prima era quella di lavorare e apparire in un certo modo e la seconda era quella di imitare alcuni personaggi del mondo criminale. Sabato 20 febbraio 1988 i poliziotti che indagano sull'omicidio di Giancarlo Ricci, detto il pugile, entrano da Mambli, il negozio di toelettatura per cani che Pietro De Negri, detto Er Canaro, gestisce a Via della Magliana 253. C'era un retro bottega molto ampio dove c'erano 4-5 penso gabbie per i cani, che erano gabbie di ferro molto robuste. Il canaro non è affatto tranquillo quando accoglie gli investigatori. Ha qualcosa da nascondere e ce l'ha scritto in faccia. Si vede chiaramente che non ha che non è a posto, che probabilmente non si sente con le carte in regola e che comunque ha qualcosa da nascondere o da raccontare. Il canaro dice che qualche mese prima lui e il Ricci hanno rapinato un piccolo spacciatore del giro dei siciliani. I picciotti l'avevano giurata a tutti e due e così lui, per non avere problemi, si è venduto il Ricci. Ha immobilizzato il pugile con uno stratagemma, ha fatto arrivare i siciliani in negozio e ha consegnato loro il Ricci. Strano, molto strano. Anche perché mentre dice queste cose, il canaro De Negri è in uno stato di iperecitazione che lo rende davvero poco credibile. Era molto nervoso, si inceppava nel parlare, era evidentemente alterato. Cattiveria e follia si inseguono nel suo sguardo, mentre altri sguardi, quelli dei poliziotti, si rincorrono per la bottega. Uno, due, tre, mille indizi in quel negozio urlano chiaro e forte una cosa. Ma quali siciliani? Giancarlo Ricci lo ha ammazzato una persona sola. Una persona che adesso sta lì davanti ai poliziotti con le scarpe ancora macchiate di sangue. Uno che ha sniffato cocaina lasciandone abbondanti tracce nel cestino dell'immondizia.
Uno che ha sperato che bastassero dei bidoni di varechina a cancellare le impronte, le macchie e la puzza che si lasciano dietro la morte e la tortura. Uno che si chiama Pietro De Negri, detto El Canaro. Giancarlo Ricci lo ha fatto fuori lui, è chiaro. Quando la polizia lo ferma, ha già l'estrema certezza di quello che è successo. Loro sanno benissimo che è stato lui e sanno che è stato lui da solo. L'omicida nega, ma ai poliziotti basta uno sguardo per capirsi. Entro qualche ora troveranno il sistema per farlo cadere e giungere alla regina di tutte le prove, la confessione del delitto. E mi ricordo sta cosa di gioco di gatto col topo, gli fecero proprio tutto, fecero aspettarlo, fecero sedere. E poi Antonio Del Greco gli disse: tu non sei un uomo. Proprio, col disprezzo, sapendo, lo fece parlare per ore. E poi dopo gli disse questa frase: tu non sei un uomo. E questo dice: io non sono uomo. Ma io lo dico io quello che gli ho fatto, gli ho lavato il cervello con lo shampoo dei cani. E lì cominciò a parlare, non si fermò più. Sì, è stato lui a conciare così quell'infame. Stava confessando tutto, entrava in tutto nei minimi dettagli, era sovreccitato ancora. È stato lui perché è davvero un uomo, anzi, un giustiziere. Ma cosa vuol dire essere un uomo? Quale sarebbe lo spirito di giustizia che spinge un pettinatore di cani, appena un po' balordo, ad attirare in una trappola il bullo del quartiere per ucciderlo? Ma soprattutto cosa c'entra lo spirito di giustizia con un cadavere fatto a pezzi e poi bruciato? 1988, alla Magliana, quartiere difficile di Roma, viene ritrovato un cadavere, bruciato, orrendamente mutilato. È il corpo di Giancarlo Ricci, 25 anni, un bullo della zona. L'assassino è Pietro De Negri, detto El Canaro, un toelettatore di cani mite e gentile. È lui stesso a confessare l'omicidio, perché dice è un giustiziere. Gli inquirenti sono proprio curiosi di sapere quale spirito di giustizia spinga un uomo a un delitto così barbaro. La ragione non bisogna cercarla in storia di soldi. Non ci sono donne, né altri bottini da dividere. Il Canaro dice di aver ucciso per un terribile, esasperato e disumano senso dell'onore. Erano nemici De Negri e il pugile Ricci. Nemici come solo gli ex amici sanno diventare. Perché il bullo palestrato e violento e il magrolino debole erano in qualche modo uniti da un legame? Qual era il legame tra questi due? Ed è dal loro rapporto che bisogna partire per riannodare il filo rosso che porta giovedì 18 febbraio 1988 e alle ultime ore di vita di Giancarlo Ricci. Giancarlo Ricci lo chiamano il pugile perché sa picchiare. Pietro De Negri è il canaro perché pettina i barboncini. Ricci gira per la Magliana da padrone. De Negri sembra un ospite anche a casa sua. Ricci è un gigante di muscoli e guasconeria. De Negri è pelle, ossa e timidezza. È una persona timida e chiusa che viveva costantemente in un ruolo di gregario. Ricci e De Negri non sono proprio amici, ma si frequentano. Ognuno a modo suo ha un interesse per l'altro. Ricci comanda e De Negri obbedisce. Ricci chiede e De Negri dà. De Negri vorrebbe essere come Ricci, temuto, rispettato, invincibile. De Negri teneva l'amicizia del Ricci, che era quello grosso, quello forte, teneva a essere il suo compagno, avrebbe voluto essere quasi il suo braccio destro, il suo complice. Il Canaro è affascinato da quei bulli di periferia che popolano la Magliana. Il rapporto di questa storia va vissuta, cioè va inquadrata nel rapporto che c'era, un rapporto triangolare. Giancarlo Ricci, quartiere Magliana, e De Negri, appunto detto, il Canaro. Io credo che De Negri si appoggiasse, tra virgolette, alla forza, alla figura del capo branco, perché Giancarlo Ricci era un capo branco.
Ricci è un vero campione di quella razza e De Negri sembra convincersi che anche solo vivere di luce riflessa possa bastare. Evidentemente ha pensato che essere il ragazzo di bottega di uno dei bulli più noti e più forti del quartiere, della Magliana, gli potesse essere sufficiente per avere anche lui una propria identità, per avere anche lui una propria forza. Ma Ricci non è tipo da apprezzare tanta dedizione e si approfitta della debolezza del canaro ogni giorno di più. Era una relazione in cui c'erano sempre ruoli e atteggiamenti che non cambiavano mai. Quello che le prendeva sempre. Quello che le dava sempre e anzi sempre di più. Per il pugile Ricci, De Negri è innanzitutto un distributore di droga. Gratis, ovviamente. Ogni volta che Giancarlo chiede qualche cosa, lui cerca di soddisfare i suoi desideri. E se il canaro prova ad obiettare qualcosa, sono botte da orbi. Ricci chiede soldi e favori, poi inizia a spingersi più in là. Nel 1984 propone a De Negri un affare. Svaligeranno di notte il negozio di abbigliamento che confina con la bottega del canaro. Il colpo da 100 milioni riesce, ma ovviamente è De Negri, il vicino di bottega, il primo a cui pensa la polizia, e lo arresta. Il canaro si fa così 10 mesi di carcere e quando esce chiede a Ricci la sua parte di bottino. De Negri si aspetta che Ricci lo ringrazi per non aver rivelato il suo nome, ma invece il pugile non solo non sgancia la parte di refurtiva al canaro, ma lo prende pure a schiaffoni. Si era fatto 10 mesi di carcere, zitto, non aveva fatto il nome di Giancarlo Ricci, ovviamente quando è uscito dice adesso mi dai la parte mia, è più botte. De Negri continua a sopportare, poi anche il gioco di Ricci si fa troppo pesante e la devozione masochista del canaro comincia a vacillare. Ricci si presenta un pomeriggio nella bottega di De Negri e gli porta via lo stereo. Quei giovani, lo stereo rappresentava una specie di status symbol. L'ultima incursione che, stando sempre al racconto del De Negri, il Ricci fece in questa bottega, finì con una botta in testa una cagnetta a cui il De Negri era molto affezionato. È la miccia che accende definitivamente la bomba che il canaro da tempo sta costruendo nel suo cervello. Basta soprusi, basta angherie, basta farsi la galera, regalare la coca, basta umiliazioni e pugni in faccia. È allora, davanti allo sfregio apparentemente secondario di quello stereo rubato, che il canaro De Negri arriva a concepire il progetto definitivo della sua vendetta. Come dice la Bibbia, guardati dalla furia del mansueto. Una mattanza fatta di dita tagliate, pezzi di corpo infilati in bocca, bruciatura e violenza, cieca e furiosa. E sono tutti i dettagli di quel progetto e la sua certosina esecuzione a rovesciarsi dalla bocca di De Negri in faccia agli investigatori. Roma, 24 febbraio 1988. È passata una settimana dall'omicidio di Giancarlo Ricci. Una settimana in cui tutta Italia non ha parlato d'altro. È una giornata importante il 24 febbraio. Oggi, dopo una settimana di carcere, Pietro De Negri dovrà tornare sul luogo del delitto. Il canaro viene portato sul luogo del delitto perché dica finalmente come sono andate le cose. Nei giorni successivi all'arresto, De Negri ha scritto un lungo memoriale sulle modalità dell'omicidio. Lui ha scritto un memoriale in cui raccontava tutte queste cose, praticamente raccontava la sua vita.
che culminava con questo omicidio tremendo. Ma è oggi, nel suo negozio, che il Canaro dovrà fornire al magistrato inquirente una versione definitiva, quasi una prova sul campo di come è stata pensata e attuata la sua terribile vendetta. Il Canaro De Negri racconta che nel primo pomeriggio del 18 febbraio Ricci si è presentato in negozio e gli ha chiesto, come al solito, di regalargli della cocaina. Pensavo di fare quello che facevo normalmente: quando aveva bisogno di cocaina andava da De Negri, gliela prendeva con le buone e con le cattive e poi arrivederci. De Negri capisce che è quello il momento di far scattare il piano. Dice a Ricci che oggi può fare molto di più che fornirgli qualche grammo. De Negri sta aspettando uno spacciatore per trattare una grossa partita di coca. Se Ricci vuole, potrebbero organizzare in 448 una rapina. Basta che Ricci si nasconda lì nel negozio e salti fuori quando arriva lo spacciatore. Ricci accetta. Il Canaro De Negri ha già in mente un ottimo nascondiglio e indica al pugile la gabbia sotto il bancone dove di solito mette i cani ad asciugare. Ricci si infila a fatica nel piccolo cubo e quando si è completamente sistemato avverte due rumori. Una musica assordante e la chiusura del lucchetto della gabbia. È stato De Negri. Ricci capisce immediatamente di essere finito in una trappola. E da quel momento comincia per Ricci un viaggio all'inferno. Il Canaro racconta agli investigatori che il pugile a quel punto ha cominciato ad agitarsi furiosamente. Quello naturalmente cominciò a protestare e la prima cosa che fece il De Negri fu buttargli addosso della benzina. Poi gli si avvicinò con un cerino. Il pugile reagiva, squassava, minacciava, tempestava e lui rideva. E per fortuna, commenta sadicamente il Canaro, che il nuovo stereo, che aveva acquistato per sostituire quello rubato da Ricci, copriva qualsiasi altro rumore. È esattamente l'inversione di un comportamento, di una sorta di coppia sadomasochistica che si era formata e che è frequente in queste situazioni. Nonostante il dolore per le ustioni, Ricci riesce a mettere la testa fuori dalla gabbia dopo averla sfondata. Il Canaro allora lo prende a bastonate, lo tramortisce, lo estrae dalla gabbia e lo lega alle catene che servono per assicurare i cani durante la tosatura. E a questo punto inizia la fase finale, la fase della tortura vera e propria. Con una cesoia il Canaro prima taglia le dita e poi la lingua di Ricci e ancora le orecchie, un pezzo di naso, le guance, brandelli di zigomo. Voleva farlo assomigliare a un cane. Quindi tagliò le orecchie come si fa ai Doberman, tagliò la lingua per non farlo parlare, cauterizzò le ferite con la benzina per non farlo morire subito, gli tagliò le dita che servivano per pippare la cocaina e poi il naso per pippare la cocaina, ma come pippi più, e continuamente gli faceva la cronaca di quello che gli stava facendo. Una riga di coca, un colpo di forbice, coca e forbici. È chiaro che si è assunto tutta quella cocaina proprio per trovare la forza. Diceva che si sentiva fortissimo, si sentiva il padrone del mondo. Ma prima di proseguire il Canaro si ricorda di Fabio, l'amico che aspetta Ricci fuori dal negozio. Basta raccontare la bugia dello spacciatore siciliano rapinato e Fabio se la squaglia. Alle 4, dopo aver girato la vittima e proceduto ad altre terribili sevizie, il Canaro dice di essersi allontanato per un breve periodo dal negozio. E se va dalla figlia a prendere la scuola.
la porta a casa, mi pare, della ex moglie, ritorna nel negozio e ricomincia. E riprende da dove aveva interrotto, cioè a mettere nel corpo, in altre parti del corpo di Ricci, il pene virato, le dita, eccetera, e le mette in tutti gli orifizi di un essere umano. Poi gli colpisce la testa con un martello, fino a scoperchiarla. Infine, l'ultimo gesto, la firma. Gli versa lo shampoo da cani dentro le ferite che ha nel cranio. Perché, come racconta De Negri, doveva schiarirsi i pensieri. Lo buttò fuori dalla finestra, lo caricò sulla sua macchina che era parcheggiata e faceva questo commento: io che sono tanto, ero tanto perfezionista quando facevo il lato, ho buttato questo corpo dalla finestra, ci poteva essere qualcuno in un palazzo accanto che non dormiva e che mi avrebbe potuto vedere. In ultimo, l'abbandono nel campo del Portuense. De Negri potrebbe facilmente dare alle fiamme il cadavere e impedirne il riconoscimento. Invece il Canaro si limita a bruciacchiarlo. Vuole che lo riconoscano, l'infame. Sotto sotto vuole addirittura essere scoperto. Che tutta la Magliana sappia che fine gli ha fatto fare al pugile il Canaro Pietro De Negri. Lui vuole far sapere al mondo che lui, il piccolo, pavido tosatore di cani, ha fatto quello che ha fatto al bullo, al boss del quartiere. Pietro De Negri pensa così di avere dimostrato alla sua società della Magliana che lui è in grado di vendicarsi e che la vittima della sua vendetta è lì a testimoniare che lui è un uomo. Lui ricalca quelle figure storiche che sono appunto quelle di quei personaggi che non affrontano di petto l'avversario. E nella storia questi personaggi che hanno pugnalato, che hanno tradito, lui appartiene a quella categoria. De Negri è così. C'è un punto che De Negri non chiarisce, un punto atroce. Quante di queste torture la vittima ha dovuto subire da vivo? Il medico legale disse che la prima colpo in testa fu mortale, tutte le altre mutilazioni avvennero quando già il povero Ricci si trovava in limine vite, e che il tutto può essere durato 40 minuti, quindi grazie a Dio quelle mutilazioni tremende non le ha sentite. Di certo c'è che il Canaro ha infierito in maniera inaudita sul corpo di Ricci, ma per gli psichiatri e gli investigatori Pietro De Negri potrebbe aver confessato anche più di quello che ha realmente fatto. Forse per mitomania, forse per aprire uno spiraglio, l'unico per evitare il carcere a vita, l'incapacità di intendere e di volere. Primo, è pensabile che la tortura sia davvero durata 7 ore, come racconta l'assassino? Gli effetti della cocaina sono quelli di allungare a dismisura i tempi. Lui diceva, è come se mi vedessi in un film, non ero io a farlo, era un personaggio di un film che lo faceva. Secondo, perché se Ricci ha sfondato la grata della gabbietta come racconta il Canaro, quella stessa grata all'esame degli inquirenti si presenta intatta? Terzo, perché se il Canaro ha davvero cauterizzato le ferite di Ricci con la benzina, non si trova il contenitore? I periti, nel momento in cui espletano le prime verifiche da medici, non ritrovano tracce di benzina sul corpo del Ricci. Quarto,
È tecnicamente possibile che il Canaro abbia assunto qualcosa come 50 grammi di cocaina per trovare la forza di ultimare il lavoro? La cocaina ha un ruolo enorme in questa vicenda, dall'inizio alla fine. Non è un caso che poi chi devono rapire uno spacciatore, cioè gli fa gola di fronte all'idea di farsi una bella partita di cocaina, un po' da vendere ma anche tanto da pippare. Agli psichiatri servono mesi di lavoro per giungere a un responso clinico. Il Canaro aspetta rinchiuso nel carcere di Rebibbia. Fuori intanto la vita continua a scorrere. Un fiume di dolore attraversa la Magliana. Paolina, la moglie del Canaro, ha una strana reazione quando viene a sapere quello che ha fatto il marito. Cerca di stargli vicino e addirittura riapre il locale per tosare i cani. Ho avuto l'impressione di una donna ancora innamorata o comunque legata al marito. Il dolore della famiglia della vittima però è invincibile. Una famiglia molto unita, una famiglia guidata indubbiamente da Vincenzina Ricci. Vincenzina, la madre del pugile, non riesce a darsi pace. Aveva fatto di tutto per salvare il figlio dalla droga. Ma proprio quando l'obiettivo di Vincenzina Ricci sembrava a portata di mano, è arrivato il Canaro. E la disperazione dei familiari di Ricci diventa rabbia e voglia di vendetta quando nel maggio del 1989 succede una cosa che nessuno si aspetta. Io l'unica speranza era quella della giustizia, ci ho sperato proprio onestamente, ma se così è questa la giustizia, basta. Perché Vincenzina Ricci parla di sfiducia nella giustizia? Cosa è successo? E cosa hanno concluso gli psichiatri chiamati a esaminare Pietro? Roma, 1989. Il Canaro Pietro De Negri ha confessato tutti i particolari dell'omicidio di Giancarlo Ricci. Un delitto agghiacciante, compiuto da un uomo esasperato da troppi soprusi. Ma in quel racconto c'è davvero troppo. Le parole di De Negri non convincono gli inquirenti, che lo sottopongono a perizia psichiatrica. Ma sarà proprio il parere degli esperti a scatenare l'ennesimo colpo di teatro di questa storia incredibile. Chiamai quelli che allora a Roma erano i migliori esperti. Ricordo che quando dissi al De Negri, guardi, che la sottoporrò ad una perizia psichiatrica, lui mi disse: se la perizia dirà che io sono pazzo e che posso ancora commettere un fatto di questo genere, mi sfracello la testa contro un muro e mi uccido. La perizia psichiatrica parla chiaro. L'azione di De Negri contro Giancarlo Ricci è quella di un infermo di mente che ha agito per vendetta e sotto l'effetto di droghe. Io ritengo che se non avesse assunto cocaina, infermo o seminfermo che fosse, un delitto del genere non l'avrebbe mai fatto. Secondo la perizia, il Canaro non è socialmente pericoloso. Il suo narcisismo, la sua paranoia, aveva trovato una sua composizione e quindi non sarebbe più stato pericoloso per nessuno. Il Tribunale della Libertà accetta i risultati della perizia e ordina la scarcerazione. Il 12 maggio 1989 i cancelli di Rebibbia si spalancano davanti al Canaro. È libero. De Negri può tornarsene alla Magliana. La decisione di liberare il Canaro è una bomba che esplode nel quartiere. Che legge fa schifo. Se è vero che ammazzava una persona, dopo un anno l'hanno già tirato fuori. Se la legge è così. Cioè, per me non è che doveva uscire. Io non sono d'accordo, anche se per me, è un figlio. Però non sono d'accordo che, insomma, così, di punto in bianco. E l'hanno lasciato, evidentemente ci hanno delle buone ragioni. Io non sono né un giurista né un censore per poter dire che hanno fatto bene o hanno fatto male. Non lo so. La tensione è al massimo. Mi ricordo che ricevetti una telefonata anonima a casa. E quando fu scarcerato il De Negri, quasi che fosse colpa mia, ma colpa di nessuno. Sul Messaggero del 13 maggio 1989 compare un'intervista al Canaro che fa esplodere definitivamente la situazione. Ebbe la splendida idea di dire:
io sono contento di quello che io ho fatto, rifarei ancora. Perché quella cosa che ha fatto è stata il riscatto di tutta la sua vita. Quindi lui si identifica nel Canaro, no? Che è stato capace di fare quella cosa. De Negri dice che alla Magliana hanno capito il suo gesto, ma non è così. Simpatia per il Canaro non ho avuto modo di avvertirla, perché andava, quello che aveva fatto andava al di là di ogni immaginazione. Alla Magliana, con De Negri in libertà, girano delle brutte voci. Si dice che gli amici di Ricci approfitteranno del primo momento buono per fargli la pelle. E poi c'è Vincenzina, la mamma di Ricci. 2:10, Giancarlo, che fai, mamma? Vieni a pranzo? Dice: sì, mamma, metti giù la pasta che io adesso arrivo. Che è successo? Da Monteverde alla Magliana. Giancarlo, ancora io aspetto, non è venuto più. E io l'unica speranza era quella della giustizia. Ci ho sperato proprio onestamente. Ma se così è questa la giustizia, basta. Basta, sono proprio demoralizzata al massimo, proprio non credo più a niente. Io dirò di più, che io ho detto a mio marito, forse lui ci crederà ancora alla giustizia, il lavoro pure che farà, ma io non credo più a niente. Tanto mio figlio a me non morirà più nessuno. Da quando ha saputo che De Negri è libero, la madre di Ricci non fa altro che girare per la Magliana e cercarlo. E che questo sia ben chiaro, io se farò giustizia, io personalmente farò giustizia, ma non che io mi nascondo come fa lui, io mi costituisco, ma io farò giustizia, se non ci penserà la giustizia proprio. Un'atmosfera da Far West che dura per 6 giorni. Alle 14:30 del 18 maggio una volante si presenta sotto casa di De Negri. Deve tornare a Rebibbia. Il giudice istruttore Maria Carnevale ha smontato i risultati della perizia psichiatrica e chiesto un rinvio a giudizio per il Canaro. Il giudice definisce De Negri come un paranoico socialmente pericoloso. Il Canaro, insomma, è sicuramente un malato, ma non basta questa giustificazione a comprendere il suo gesto e soprattutto a escludere la possibilità che possa ripeterlo. Mentre la madre di Giancarlo Ricci festeggia una giustizia a suo dire ritrovata, Pietro De Negri viene ricoverato in attesa del processo al manicomio criminale di Montelupo Fiorentino. Il 22 gennaio 1990, nell'aula bunker del Foro Italico di Roma, comincia il processo. Tutto ruota attorno alla presunta pazzia del Canaro Pietro De Negri. Per il resto, l'esito di colpevolezza appare scontato. Tutti i personaggi della storia sfilano davanti al giudice. Tutti, ad eccezione del più importante. L'imputato ha inviato questa dichiarazione. Ribadisco che sono tuttora pronto e ben disposto a qualsiasi interrogatorio compreso dei confronti, ma non certo in aula. Preciso altresì che se a forza dovessi presenziare in aula non le metterò parola alcuna, con affettuoso, con rispettoso osservanza. Il Canaro De Negri non vuole farsi vedere in aula. Ha paura della rabbia dei parenti di Ricci. Io vorrei che proprio voi capissimo certe cose. Ma come mai, se lui dice: mamma, metti giù la pasta che io vengo, è Fabio che deve sapere da quel momento perché sono passati lì, che sai che erano andati a farli, e io che ero passata lì davanti su e giù con un'amica mia, perché la macchina di Giancarlo non l'ho vista io? Tutta la Magliana che ho girato. C'era passata davanti al negozio. Cioè, sono costretta a passare lì, a posto mi ce l'ha il camino. Davanti al negozio di... Sempre per forza. De Negri c'era passata. Sì, per forza, perché sono costretta a vedere lì. Gli unici con cui parla il Canaro sono gli psichiatri, incaricati di redigere una nuova perizia. Per i medici è un lavoro lungo e complesso. All'inizio di giugno del 1990 la perizia è pronta. Pietro De Negri ha ucciso Giancarlo Ricci in uno stato solo parziale di follia. Aveva una capacità di intendere e di volere grandemente scemata. In una parola, è punibile. Il 26 giugno la corte è pronta alla lettura della sentenza. E in quello stesso giorno la redazione del Messaggero riceve una lettera da Vincenzina, la madre di Giancarlo Ricci.
c'è tutta la rabbia di una madre, ma anche l'alone di sospetto che ha accompagnato tutto il corso del processo. Vincenzina è passata dall'odio, dalla rabbia, dal dolore, non alla rassegnazione, perché Vincenzina non si è rassegnata mai. Vuole sapere appunto com'è stata la vicenda. Caro signor De Negri, è arrivato il momento della tua condanna. E vuoi sapere una cosa? Io sono felice, malgrado la tua cattiveria. Tu ti senti un eroe, ma non sei che un povero stupido. Racconti un sacco di balle e ti senti un eroe. Ti basta questo per riscattare la tua vita da moscerino. Alla Magliana, dove tutti conoscevano sia Giancarlo sia te, sostengono che a uccidere mio figlio siano state altre 4 persone. A te hanno regalato il cadavere. Per i parenti della vittima, ma anche per il pubblico ministero, l'omicidio di Ricci non è stato causato dagli attriti personali con il Canaro. Questa povera donna era convinta, come è tuttora, che ad uccidere Giancarlo Ricci non fosse stato solo il De Negri, ma unitamente ad altri complici. Questo tipo di delitto può essere giustificato in relazione soltanto a una violazione di qualche articolo, di qualche codice d'onore. Chi non penserebbe ad un possibile ulteriore diversa ipotesi di un accordo, di qualcuno che abbia detto al Tosacani: incastralo, farlo venire qui, lo aspettiamo qui. Tutto fa pensare a questo. Ricci è stato punito, certo, da De Negri, ma probabilmente in complicità con altri, perché non accettava le regole dello spaccio alla Magliana e perché nel giro si diceva che fosse un informatore della polizia. Il 26 giugno 1990 arriva la sentenza. Pietro De Negri, detto Ercanaro, è condannato a 15 anni per omicidio e a 5 per spaccio di stupefacenti. Una pena a 20 anni che sembra addirittura mite per l'atrocità dei fatti ammessi. E infatti, in appello, le attese della pubblica accusa si alzano. Si punta all'ergastolo. E i possibili complici? Ma di una cosa sono certo. De Negri non era solo. Nulla da fare. Nessuno parla. Nessuno sa. Tantomeno De Negri. Chi ne sappiamo se il De Negri ha fatto, a suo tempo, fece un accordo con la mia organizzazione criminale che lo aiutò a sopprimere i Ricci e tacitamente disse, oppure gli venne imposto: adesso ti fai la galera, stai zitto, altrimenti uccidiamo tua moglie e tua figlia. L'11 aprile 1991 il processo di appello condanna De Negri a 27 anni di reclusione. È stata infatti riconosciuta l'aggravante della premeditazione. Due anni più tardi, il 2 aprile 1993, dopo altri 3 processi, la pena del Canaro risulta ridotta a 24 anni di reclusione. È una breve in cronaca, perché ormai al Canaro non pensa più nessuno. Per sentire parlare ancora di lui bisognerà aspettare 12 anni. Il 26 ottobre del 2005 i cancelli del carcere romano di Rebibbia si schiudono davanti al Canaro. Dopo 16 anni esce dal carcere il Canaro della Magliana. Dopo 16 anni esce dal carcere Pietro De Negri, detto il Canaro della Magliana. Pietro De Negri, soprannominato a Roma il Canaro. Protagonista di uno degli omicidi più efferati che si ricordi nella capitale. È stato scarcerato. Ha lasciato il carcere dopo 16 per buona condotta. La libertà sotto sorveglianza. Lascia il carcere Pietro De Negri, meglio conosciuto come Ercanaro. Grazie alla buona condotta, Pietro De Negri potrà scontare gli ultimi anni di condanna a casa. Sarà seguito dai servizi sociali, che gli hanno anche trovato un impiego da usciere in uno studio legale. Ai giornalisti chiede solo di essere dimenticato. Questa vicenda del Canaro mi ricorda terribilmente un racconto di Edgar Allan Poe, che si chiama La botte di Amontillado, in cui c'è un personaggio che vessa continuamente un suo amico
e l'amico a un certo punto lo fa scendere in una cantina per bere una coppa di vino a Montigliado, che ha una